Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti. Oggi ho ufficialmente aperto il mio terzo canale, il Decimo Toro Interviste, dove ci sono interviste a personaggi di elevato spessore, personaggi che non avranno mai spazio nella televisione ufficiale, nei programmi ufficiali, frequentati da questi pennivendoli di Stato, da questi pseudofilosofi, dai preti seguaci di Bergoglio. No, è tutt'altra storia. Sono persone di cultura elevatissima, di spiritualità anche elevatissima, che mai potrete vedere sui canali ufficiali. Perché? Perché queste persone fanno paura, come fa paura il Decimo Toro Interviste. Alcuni di voi mi dicono che già non si trova questo canale sulla ricerca su Google, proprio digitando proprio il Decimo Toro Interviste. Io adesso non so se è un boicottaggio, se il fatto che il canale è appena aperto, però mi raccomando di aiutarmi. Adesso ho 1460 iscritti e non mi lamento, assolutamente, perché in poco, 2 giorni e mezzo 1460 iscritti è qualcosa di molto buono. Però so anche che questi sono i fedelissimi al canale che si sono iscritti immediatamente. Quindi l'aiuto che vi chiedo è nel divulgare il link di questo canale, di parlarne agli amici. Non possiamo certo contare sulla Silicon Valley e su queste persone qua. I valori proposti dal Decimo Toro Interviste sono i valori tradizionali. Tutte le interviste saranno all'insegna della preghiera, della spiritualità, della ricerca interiore, l'esatto opposto di quello che ci propone un orribile pensiero unico che ci ha imposto una maschera e un distanziamento che fondamentalmente, ricordatelo questo, non è distanziamento dalle altre persone, ma è distanziamento da noi stessi, perché tutti siamo collegati e tutti siano uno, eh? Ricordate questa frase, che tutti siano uno. Bene, cari amiche e cari amici, quindi vi chiedo di collaborare, diventiamo proprio una comunità, una comunità in totale controtendenza rispetto al pensiero unico e rispetto all'informazione ufficiale. Conto su di voi, io faccio quello che posso, ognuno deve fare la sua parte. Mia nonna, i fedeli del Decimo Toro lo sanno, no? Che mi diceva: con le molliche si fanno le pagnotte. Ecco, vi chiedo di mettere la vostra mollichella per fare grande censura, nonostante la censura, il Decimo Toro Interviste. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.